Ragazzi, beh, l'avrete visto sicuramente anche voi, è stata finalmente svelata ufficialmente la collection dei quattro giochi classici Sonic Origins, che sembra veramente ricca di contenuti. E abbiamo anche una data d'uscita molto molto vicina, ed è stato anche rilasciato un trailer. Ma andiamo con calma e con ordine soprattutto, perché dobbiamo vedere tutti i contenuti di questa edizione, dove uscirà e a quanto. Io sono Nico di Sonic Team Blog e ora vedremo tutto questo insieme. Diciamo che l'annuncio di Sonic Origins, o perlomeno il trailer, era abbastanza prevedibile. Già da giorni circolavano diverse voci, leak. Sonic Origins è una collection che include i quattro originali classici di Sonic, quindi Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 3 e Knuckles. La cosa particolare di questa collection è che esistono due versioni per ciascun gioco, l'edizione classica e l'edizione anniversario. L'edizione classica non è altro praticamente che una riproposizione dell'esperienza originale in questa collection, quindi rapporto 4 terzi, personaggi così come erano, vite così come erano, eccetera eccetera. Mentre la modalità anniversario permette di giocare innanzitutto a 16 noni, schermo intero, e sì, anche Sonic 3 e Knuckles, che finalmente riceve il widescreen. Ma è stata anche fatta una modifica al sistema di vite. Infatti, nell'Anniversary Mode, le vite non esistono, un po' come ormai è tendenza nei giochi di Sonic. Diciamo che onestamente, a parer mio, questo cambiamento non è troppo drastico, anzi, sono state aggiunte delle missioni per quanto riguarda tutti i giochi della collection, oltre che dei medaglioni, dei collezionabili da raccogliere in game sempre nell'Anniversary Mode, e museo, il museo in cui si possono spendere questi medaglioni. In pratica questo museo contiene del materiale d'archivio, delle sfide e addirittura dei livelli speciali inediti. Nel trailer vediamo un'animazione parecchio, parecchio carina di Sonic, Tails, Knuckles, Amy e Eggman, e veniamo a sapere che tutti i giochi inclusi nella collezione, quindi i quattro, avranno tutti un opening e un ending animata. Al day one ci saranno ben 3 DLC, lo Star Dash, sono 100 monete bonus, modalità specchio e la possibilità di inserire un background personalizzato. Il Premium Fan Pack sono delle missioni difficili con delle immagini nuove di background, le animazioni di personaggi nel menu principale, il controllo di camera nel menu principale sempre, e animazioni dei personaggi nell'isola della musica, e il Classic Music Pack, che contiene anche la colonna sonora di Sonic Spinball, Knuckles Chaotix e Sonic 3D Blast. Questi che state vedendo sono un po' di screen del gioco, e per il momento, andando sulla pagina Steam, notiamo che non è presente la lingua italiana, anche se onestamente credo che la metteranno almeno per i menu, mi sembra un po' strano che non ci sia. Il gioco quindi quando esce? Esce il 23 giugno 2022, praticamente al compleanno di Sonic, e costerà 40 euro al lancio, la versione base, mentre la versione deluxe, che contiene diversi DLC, 45 euro. Può sembrare un prezzo altino, ma onestamente, considerando comunque tutto quello che c'è nel pacchetto, non è così tanto poco onesto. Alla fine ci può stare, bisogna capire meglio che cosa c'è dentro, e per il momento però sembra veramente una validissima collezione, non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Questa collection uscirà per PS5, PS4, Xbox Serie X ed S, Xbox One, Nintendo Switch e su PC con Steam ed Epic Game Store. Questo annuncio è stato fatto adesso probabilmente per cavalcare l'onda del successo del film, soprattutto perché mi aspetto a questo punto che l'annuncio per quanto riguarda Frontiers arrivi nei prossimi mesi, praticamente a giugno, ma vedremo, magari arriverà anche prima. Fatemi sapere però intanto cosa ne pensate di questa collection, se la prenderete e ci vorrete giocare, le novità sono veramente tante e sembra veramente una chicca per gli appassionati. Anche perché Sonic 3 e Knuckles in questo formato non l'avevamo mai avuto prima, per cui può essere un'occasione molto interessante per recuperarlo. Per il momento, fino ad altra novità, ci possiamo salutare qui. Se avete qualsiasi domanda inerente ad Origins, potete farla pure nei commenti. E quindi, noi
ci rivediamo alla prossima.